sala stampa del Pala Fantozzi di Capo d'Orlando. Siamo qui insieme a coach Marco Ciarpella per commentare l'ultima partita della fase ad orologio della Janus in quel di Capo d'Orlando. Coach, le chiediamo innanzitutto un commento sulla partita. Ma siamo arrivati in campo con scarse energie fisiche e mentali, con un verdetto già scritto, e questo è l'epilogo della nostra stagione, una sconfitta di proporzioni ampie, con Capo d'Orlando che comunque ha giocato la partita nonostante per loro il risultato cambiasse poco, e finire la classifica con energia, con piglio, e il divario alla fine è stato importante. Ci abbiamo provato per una decina di minuti, 15 minuti, poi sia per energie fisiche che mentali siamo andati sotto su tutte le situazioni, abbiamo fatto fatica in attacco a portare la palla dentro l'area. E anche oggi abbiamo tirato tantissimo da tre punti perché non riuscivamo mai ad aprire l'area con le situazioni di uno contro uno, col post basso. Sicuramente una costante di questa stagione, oggi questa cosa si è vista ancora di più, dispiace molto. Faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo a Capo d'Orlando per i play-out e niente da dire, torniamo a casa. Coach, sarebbe facile parlare di bilanci di fine stagione, ma mi vorrei focalizzare su un aspetto che ci ha colpito molto, mi ha colpito molto in prima persona, che è l'intera squadra, dai senior agli under, che percorrono le gradinate del Pala Fantozzi per raggiungere i tifosi che sono venuti qui oggi in trasferta. Vanno solo ringraziati, perché da retrocessi fare una trasferta così e venire a sostenerci anche oggi è sicuramente una gran bella cosa. Dispiace per l'epilogo di questa stagione. Ringrazio tutto il pubblico di Fabriano. Quello che mi sento di dire è che nonostante questa stagione i giocatori passano, l'allenatore passa, la stagione può andare male, ma sicuramente questa piazza deve ripartire dal calore che l'ha sempre contraddistinta. Qualsiasi sia la categoria, la passione che Fabriano ha per il basket è una cosa che poche piazze in Italia hanno, e quindi sicuramente su questo si deve ripartire per il prossimo anno. E ringrazio la società, ma ringrazio anche lo staff, la squadra tutta, perché comunque nonostante le varie vicissitudini, i vari episodi non ci hanno mai premiato, non siamo stati mai bravi a poterci giocare la salvezza. Comunque posso dire che c'è stato un buon lavoro anche di staff, di squadra, grande disponibilità da parte di tutti. Dispiace molto, ma ripeto, Fabriano deve ripartire dal calore del proprio pubblico, dalla solidità della propria società e riprogrammare il proprio futuro. La ringraziamo, coach. Grazie a voi. Grazie.